Bene, molto molto bene, benissimo. Siamo qui. Siamo noi. Buonasera a tutti quanti e tutte quante, siamo qua a Tempo di Musica. Tempo di Eh sì. musica. Interessante tutto Abbiamo capito questo. ormai che Ema è la Io nostra non sento star niente. e io e Ecco, Jessica siamo diciamo, lo qua. vogliamo Ah, dire? giusto, Diciamolo. ecco. L'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Ormai è andata. Bene. E quindi niente, penso che mi debba sedere lì, giusto? Ma se non vuoi Se vuoi continuare a fare essere sempre la star quello. assoluta Allora, no. di tutta la puntata, con me, Jessica, tipo voce sottofondo e basta. No, perché a me piace creare una prossemica nuova, capito? Wow. No, vedi? Ci sta. Ok. Boh, è qualcosa di nuovo, di diverso. Ora, vabbè, sono inginocchiato per terra, tipo I bow you, I bow down to pray, ok? Come diceva una nostra amica. Però, dai, me la vado a sedere, ho capito. Perché, allora, io faccio delle cose, ma voi siete in silenzio, cioè io non sono... Non mi vogliono bene queste Sei uno ragazze. showman, No, ma scusami, ti avevo appena detto, sei la star del programma, noi Appunto, due perché siamo... Cioè, interrompere uno showman? avete ragione. Eh no, sono qua, perché quindi ti allora... vediamo con gli occhi sgranati, sono qua in Ah, quindi era tipo ammirazione. sopraffazione da bellezza. Ovvio. Afasia, Afasia. come sei colta? Wow. Come sei colta, E regà, Nicole? non c'è Andrea che tira fuori i termini colti come l'anno scorso Ci e in sei tu? qualche modo, appunto, devo E mica è dire poco, qualcosa. Diciamo che la comunque. parola Mica è epiteto poco. rimarrà Era leggenda, epiteto, eh? quindi sì, è Ovvio. vero. Era epiteto, Dovevamo è fare la GIF del vero. programma su quello, epiteto. Alla buonanima di Andrea, cioè, Ma, no, Madonna, dai. Dai. vabbè. Ho capito, morto un... cioè, mo morto, nel senso, è andato Cattivo via. stasera. No, 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 è andato via un membro del gruppo e non verrà rimpiazzato perché come lui non c'è nessuno. Ah, ecco, ok. Meno male. Si è salvato in calcio Meno d'angolo. male, No, tra no. parentesi, No, detto, no, stasera scherzo, Ema è scherzo. proprio, cioè, è partito con un dente avvelenato. Non so, Jessica, cosa hai E mezzo fatto on per Cesi? fire. Su punti, Infatti, colpa ha sua, fatto, cioè, il colpa tua. riso con i broccoli ha Sì, colpito. sono andato a cena da Jessica questa sera, mi ha fatto mangiare i broccoli e non li avevo mai mangiati in tutta la mia vita, giuro. 25 anni senza broccoli. 25 anni senza Come hai potuto broccoli. E ho resistere? resistito molto, in realtà. Ma Sì. di com'erano, dai. Erano molto buoni. Era buono, Erano quindi. buoni. Sì, perché poi Meno l'ha fatto il risotto, quindi c'era il brodo, insomma, li ha cucinati male. in un modo molto interessante, che non Wow. sapevano troppo di broccoli. Perché Comunque. con il soffritto e poi il burro, il risotto stato. Ora sto dicendo Sì, una ricetta a comunque. cazzo. Chiedo scusa a Benedetta Rossi e Benedetta Parodi se ci stanno guardando. È sempre A noi mezzogiorno, sempre ci stanno a è guardare sempre Benedetta le 9 di sera. Parodi, Eva Zanicchi, Amadeus. Eva Ci Zanicchi non guardano sta a casa. tutti. Ci Ma guardano. magari ci guardassero, cioè così. Lo so. Io vorrei andare a condurre il prima festival, perché il festival di Sanremo mi sembra un po' troppo ancora, no? Però mi piacerebbe andare a condurre il prima festival, voi due. Io ho Jessica e Nicole e al prima festival c'è Paola e Chiara. È Non tipo, so se avete viene Ema, visto, guarda, capito? tipo, ah! Fai un provino, In Ema, questa per notte di sole e condurre. furore. Non so se avete sentito la notizia. Che notizia? Sentiamo, sentiamo. No, che il prima festival sarà condotto da Paola e Chiara. Ah, ma È chiedi a me, vero? ma scusa, No, ma Nicole. guarda lei che Dai, dice queste cose, per ragazzo! favore. Scusa, vi sto impallando, meglio che mi siedo. Ma non c'era il ragazzo che fa i video? A Mattia Stanga c'è. Sì. Mattia Stanga. Lui. Come Celeberrimo. inviato. Però Paola e Chiara lo conducono da studio, in realtà. Ah, oh, Visto? wow. Guarda Guarda, che io sono sul potremmo pezzo, essere raga. io un Questo trio da è l'ero proporre, a persa, dire dai, il ammetto, vero, no? ammetto. Bene, comunque, questa sera Tempo di Musica pare essere partito come, a parte uno show di Ema, come tutte le precedenti puntate, anche come uno show, madonna, più elastico di me, mi ha fatto danza, questa storia. Va bene, come uno show di La cucina, prossima perché volta. abbiamo parlato del Capito. risotto, però, appunto, stasera i miei Io ho cari avuto compagni di radio ci tenevano tantissimo a fare una sorpresa, che comunque ho Appunto, approvato. dato Sì. l'argomento in questione dell'ultima puntata, soprattutto sul finale, dell'elenco di tisanine, dato insomma Io mi pettino perché questa passione sfrenata per le sono un bel tisane, ragazzo. stasera abbiamo deciso di bercela insieme a voi.
Sì, ci verremo una tisana. Bene. Allora, io ho scelto pera e cannella. Tipo, dimmi la tisana che dirò che tipo sei. Tipo rubrica. E io pera e cannella che sono? Una pera? Con la cannella. Ah, io sono liquirizia e anice verde. Banana e cacao. Visto? Meno male che non c'è rosso a commentare, perché... Cioè, ma... regala. Come siamo bassi, cioè come città bassa, non ci piace. Era un programma di musica, e non so come sia degenerato nel tempo, perché parliamo abbiamo iniziato con afasia, ma allora, cioè... E poi... non facciamo un programma di letteratura italiana, grazie al cielo. Lontano da tutto, perché... sì, magari non buttiamo sul mixer, sarebbe una bella sorpresa anche questa. Oh, dose. Distruggiamo lo studio. C'è veramente l'acqua dentro, Wow. È vino. Sì, no, è vero. Facciamo vedere a chi ci sta guardando, che noi lo stiamo facendo veramente. Madonna, ora se Tommaso ci sta guardando, ci caccia dalla radio. Scusa, Tommaso. Oh, facciamo attenzione a non versa nulla. No, ma è tutto perfetto, ragazzi. Comunque, beh, guarda con che leggerezza sta facendo sta cosa, Dai, però non c'abbiamo il miele. Come si fa? Ma va bene lo stesso, tisano. Vabbè. Non va bene lo stesso. A me deve essere un po' più. Richiudiamola per sicurezza. Aspetta. Ema è agitato con me. Qua ci dà una bella manata sul mixer direttamente. Chiudi tutto. Madonna, io sono pure maldestro di solito. Appunto, guarda. Comunque, appunto, hanno detto. Iniziamo a parlare di musica. In mezzo. Ma guarda, è bello così. Ma comunque. Abbiamo parlato, vabbè, è bello parlare un po' di quello che ci viene in mente, no? Ma non ti stavo cazziando, ma era un Ma no, ma non l'ho percepita come un cazziatone, te lo giuro. Okay. Comunque ti ho detto che sembri Paola e Chiara, che voi siete le mie Paola e Chiara. Effettivamente. Questa è musica. Era carina. Nonostante tutto il resto. Comunque mi voglio rivedere, perché voglio vedere se ero veramente carino... L'inizio. Ma quanto è egocentrico questo ragazzo? Cioè, poi dice a me che mi pettino prima della diretta, no, quando c'è questa sua autoglorificazione. Ah, sì, si è pettinata prima ed era molto carina, perché si pettinava con la spazzolina. No, veramente. Prego. Comunque, questa è tutta insicurezza, non so se è chiaro. Insicurezza? No, dico, mi ripeto che sono bello come sintomo di un'insicurezza latente che covo dentro di me. Ah, ma certo, infatti mi hanno scritto cava su questo, ahimè. Mi hanno scritto come sei carino, Emanuele. Ecco. No, non è vero. No, mi sa che c'è mia nonna che ci sta guardando, non lo so, carino, però ciao nonna, se ci sei, cioè, ti saluto, poi ci vedrà, che ne so. Vabbè. Allora, in ogni caso, settimane fa che io non c'ero perché avevo la febbre, carino, simpatico, i miei cari amici sono stati in diretta senza di me, giustamente, e hanno parlato di concerti live, o almeno così mi hanno poi raccontato, è eccetera, venuto fuori un bel dibattito, un po' sfamato qualche persona, tipo stare e basta e roba. Sì. E meno male che non c'ero io, perché di solito su queste cose c'è lui quella che si incazza qua. È una presa in giro, l'autotune. Sì, sì, era totalmente contro l'autotune lei. E però senza di giustamente si imposta proprio in maniera categorica. Sì, è vero. Avremmo dovuto essere due contro uno su questo. Ma insomma, ma non è che... No, guarda, no, che anche io non ero a favore dell'autotune, in realtà. Ma lui deve fare l'avvocato del diavolo durante le live, spesso dice cose che non pensa davvero. Fanculo, non è vero. Sì, che è vero. No, allora, io cerco di essere un po' all'ago della bilancia, perché è vero che ci sono delle cose che penso io, però cerco anche di capire l'altro punto di vista, che è un po' quello che vogliamo fare, no? Non avendo le competenze, però ci si prova, sì, quantomeno, no? Almeno diamo la nostra opinione, poi può essere apprezzata o meno. Perché poi, vabbè, il gusto nostro personale, anche a me l'autotune non piace, però questo è irrilevante. Ed è interessante capire invece come mai ci sono delle persone, e la settimana scorsa abbiamo cercato di fare un po' questo, no? Di capire come mai certi cantanti oggi vengono apprezzati nonostante non sappiano cantare. No, ma infatti è giusto fare così, era anche il tema appunto che avevamo lanciato nella puntata ancora prima, dicendo ma perché è cambiata la cultura del live, come, cioè adesso non è che possiamo presupporre che siamo tutti stupidi e ci piacciono le cose brutte a caso, no, è un fatto culturale e bisogna chiedersi perché appunto le cose cambiano, quando le cose cambiano non fa mai piacere a nessuno, diciamo, perché è strano che qualcosa cambi e bisogna interrogarsi sui motivi, mi ha guardato malissimo, no, però, serio, cioè, musicalmente parlando, cioè
nel senso, anche negli anni 70 con la rivoluzione punk c'erano tutti quelli dell'ondata rock a dire ma che è sta schifezza di punk, e perché adesso piace il punk anziché le è suite di Pink questo. Floyd bellissime che duravano 25 minuti, era appunto, e adesso il punk è considerato musica storica al pari del rock, della serie che si trova una persona di 50 anni che al tempo ne aveva 20, dice non so se ho fatto bene i calcoli, forse no, vabbè, comunque si dice la musica di un tempo era grande musica e magari si riferisce al punk. Però diciamo c'è da dire che ad oggi la maggior parte degli artisti che usa autotune ha anche dei testi abbastanza controversi. Che, queste sono cose da tenere separate. Cioè, scusate, mi interrompo perché qui abbiamo due spasimanti in uno. Ciao Rosso, ciao Rosso, ciao Rosso! Oh, Rosso e Cocomero, sì scusate. Io allora, Cocomero è il suo spasimante, Rosso è il tuo. Ma per te ci siamo noi, non hai bisogno di altro. Certo. Tutto il pubblico è adorante nei tuoi confronti. Appunto. Lascia qualcosa sì, è vero, questo è vero. Però in realtà Rosso mi vuole bene, in realtà. Rosso, come stai? Tra l'altro abiti a Milano, vero? Ho visto una storia che era a scuola oggi. Vabbè, Nicole, comunque. Addirittura se non mi manca. Carino, scusa Rosso, che non c'è niente senza occhiali, solo che mi fanno schifo a tenerli in diretta e quindi faccio questa cosa da vecchietta, no? Di togliere gli occhiali e rimetterli. È molto sexy però... questo passaggio. No, quasi come una parigina a sfilare e rinfilare. Ma lo sai, Nicole, che ho gli occhiali simili ai tuoi. Ma davvero? Simili. Ho gli occhiali da riposo, sono praticamente uguali. La prossima volta li porterò. Dai, così. Una bella copertina sui piedi, un gatto sulle ginocchia. Punta. La prossima volta ci organizziamo e le portiamo entrambe, così tutti occhiali. Sì, io scusate, non mi ascolto, io stavo guardando il nostro amico Rosso. Ciao Rosso, no, ma la vacanza di Natale non ci stiamo noi, io sto a casa con le vacanze di Natale. Ah sì, vabbè, annunciamo l'ultima nostra puntata prima delle vacanze di Natale, sarà l'11 di dicembre e poi ci rivedremo l'8 gennaio, vero. Quindi faremo gli auguri di Natale in largo anticipo, insomma. Avete fatto già il calcolo, io manco su che giorno è oggi, come sì. Mi chiamo. E anche no, Santa Lucia facciamo. Allora, oddio, però scusate... Sì. Che è il 13. Sì, tanto ormai siamo padroni della radio, possiamo fare quello che vogliamo. Certo che sei padrone della radio. Però scusate, io che tengo le redini un po', mi volevo ricollegare al discorso che facevamo prima, perché Cocomero, il tuo spasimante, ha scritto che l'autotune è uno strumento e anche la chitarra ha sostituito il violino. Tu, Jessica, che sei cantante musicista, che cosa ne pensi? No, è vero, perché l'autotune è uno strumento, è vero che è effettivamente. Uno strumento, è vero, però dipende anche come viene usato. Ma io, cioè, nel senso, non è che discrimino il fatto che la gente usi l'autotune, forse è passato un messaggio non chiaro. Io discrimino... Adesso mettiamo i puntini su lei. No, prime polemiche. Le persone che usano l'autotune proprio per falsare la voce, nel senso che io... stono tutto il tempo e lui mi mette in barra la voce e quindi sono perfetto. Se uno usa l'autotune come strumento per abbellire la voce, per fare degli effetti, per fare insomma tutto quello che sta di contorno alla voce, che però ci deve essere in un artista che si definisce cantante, a quel punto va benissimo, lo apprezzo. Poi sinceramente mi piacerebbe usarlo in alcune mie canzoni per fare dei motivetti, cioè nel senso, però sotto sì, comunque... stiamo in qualche modo criticando il fatto che l'autotune non va bene per come strumento utilizzato per intonarti. Sì. Cioè tu sei stonato, usi l'autotune, allora complimenti, dischi di platino e d'oro. Secondo me alcuni che lo usano in questo senso portano anche dei testi che... contrapposti col fatto che magari uno non sa cantare benissimo, mette l'autotune, ha un testo anche molto aggressivo, tipo la trap, che mamma mia, a quel punto... poi questo è interessante magari approfondire questo argomento. Le cose non si legano, cioè questo argomento comunque anche ora in questo periodo storico, che parliamo molto di violenza contro le donne, insomma tutto questo, se uno ascolta davvero
il testo della musica trap è venuto fuori anche alcune trasmissioni televisive, eccetera. No, non di tutti però, eh. Non di tutti, però, la maggior parte, cioè di alcuni sì. Si basano comunque su, anche quando sono innocui, si basano su un sostrato essenzialmente, cioè che si riferisce alla cultura patriarcale o della donna oggettificata. Tipo, vabbè, viene sempre messo anche quando c'è un verso a caso che non c'entra nulla, però ti fa capire che in questo modo c'è una donna che è proprietà del soggetto maschile. Anche se non c'entra niente col testo della canzone, diciamo, anche se il cantante forse non lo pensa, però questa cosa è anche sempre messa in relazione con il fattore periferia, cioè col fattore io vengo dalla periferia, quindi e mettono tutti gli appellativi. Ecco, però come la mettiamo con il fatto che testi di questo genere e questo genere musicale sia tra i più ascoltati e tra i primi in classifica in questo momento? Perché vabbè, l'altra volta abbiamo citato Sfera Ebbasta e quindi lo cito per questo motivo, che usa l'autotune e molto spesso non sa cantare. Hai ricordato anche tu, Jessica, quel video live in cui lui canta con l'autotune e l'autotune si stacca e lui stona tantissimo, però Sfera Ebbasta ha fatto il record di ascolti su Spotify come miglior uscita. Guarda, ti ha risposto Cocomero. Dice l'età del pubblico. L'età del pubblico, però è un pubblico che ascolta musica, cioè quindi... diciamo che... Non è una parte di pubblico, non è tutto il pubblico, ovviamente. Quindi vuol dire che chi usufruisce di quella musica lì ha il potere nel mercato come ascoltatore, nel mercato musicale, cioè il fruitore... Che età del pubblico, immagino i ragazzi, adolescenti. I ragazzini, soprattutto. Quindi il mercato musicale oggi si basa sugli ascolti di adolescenti? Solamente? Allora, più che altro è un mercato che, cioè, non è più un mercato che va per dischi fisici venduti in gran parte, ma un mercato in gran parte di streaming. Sì, poi sì, anche i dischi vengono venduti, però appunto la fama si fa prima nel digitale, nell'incorporo, volendo, poi magari si fa anche il disco di platino. E a usare queste piattaforme sono certamente le persone più giovani. Ovviamente, senza dubbio. Cioè, nate in un'era che, cioè, questo è alla portata, quindi, di tutti, cioè, okay, alla mano. Questo lo dice anche Comero, che dice che la fascia più consistente è quella, e quindi vale quello? Cioè, è quello? Secondo me, cioè, la musica è fatta principalmente da quella fascia lì, di persone che utilizzano determinate piattaforme per ascoltare musica, solo ed esclusivamente quelle piattaforme. Quindi è un po' un dato falsato, in realtà. No, cioè, secondo me il fatto è che comunque questa musica è fatta in gran parte da persone giovani, comunque non... Questo, cioè, sicuramente. Per dire, c'è, cioè, qualche rapper storico anche, un pochettino, eh? Si rivolge a un pubblico, sì, giovane. Sì, esatto, è fatto da persone anche giovani e si rivolge a quel questo pubblico, sì, lì, dove magari, cioè nel senso, sono nascono certi contesti culturali e sociali specifici, per dire che la trap nasca dai quartieri degradati americani non è una cosa falsa, anzi il nome stesso di trap deriva dalle trap houses, che sono il nome di queste case in periferia, di questi ambienti degradati, e quindi magari lì ci emergeva un cantante della zona e gli poteva andare dietro in qualche modo, no? I ragazzi, i compagni di dove viveva, di dove stava, e è così che il fenomeno è nato e si è ingrandito, almeno io credo, che ed è passato anche in Italia. Ora non è che soltanto la persona che viene dal quartiere disagiato, che poi anche definire il quartiere disagiato sarebbe un problema, ma non stiamo a fare politica, stiamo a fare musica, e se no non riusciamo più vivi. Però comunque la moda è quella, cioè la moda è musica per chi ha meno di 25 anni tendenzialmente. Sì. Più o meno credo. E parla di argomenti che possono essere vicini a quelle persone lì. La vita di strada, la vita giovanile, una sessualità ancora molto acerba e matura. Cioè secondo me questo sostrato così sessista, così patriarcale che sta sotto queste canzoni, cioè perché sono persone, quelle che scrivono, quelle che ascoltano, che non hanno ancora consapevolezza. Cioè come se tu ti fai un giro in una classe delle scuole medie, e non lo so, magari è un commento un po' troppo acido, però secondo me è un pochettino anche, sì, quello. Però io penso... Non è una giustificazione del, no, di capire perché succede. Ma io, cioè, questa cosa la vedo anche abbastanza, insomma, come quasi un problema, tra virgolette, poiché se passa quello, cioè se il messaggio che viene trasmesso appunto alla generazione più giovane è quello, diciamo che c'è un problema di fondo. Cioè, vuol dire che da qualche parte c'è una falla, perché comunque vada, ci stiamo trovando in un mondo che
cioè su questi argomenti è molto delicato, diciamo, parlarne e affrontare certe tematiche, perché se vai a fare delle interviste a caso a gente di una certa fascia d'età, mettendoci dentro anche ragazzi delle medie, che comunque iniziano ad avere comunque dei ragionamenti, iniziano a farsi delle domande, a darsi delle risposte, se queste sono le risposte che la società gli pone davanti, esatto, sì, diciamo che poi è un problema anche magari estirpare un certo concetto o una certa idea che una persona si è fatta, insomma, derivante anche dalla musica che circola nell'orecchio, dalle parole che vengono dette, insomma. Assolutamente. Quindi la nuova musica è questa? Ma non è solo o è la musica del momento? Nel senso, cioè, anche il rock and roll delle origini poteva forse avere degli stereotipi che chi li va a guardare oggi, analizzando correttamente il testo, dice, ma qua la donna oggettificata, cioè ci sono un sacco di brani, diciamo, che sono stati messi in croce per questo. Diciamo oggi, che questa cosa qui però, diciamo, è sempre esistita, perché se guardiamo anche nelle pubblicità, nei cartelloni pubblicitari, sì, la donna, diciamo, che è da anni che viene identificata come oggetto. Ora non so, su internet stanno venendo fuori molte immagini di panifici, quella celeberrima dei jeans, anche di Toscanini, no? Quel sedere della donna in quadrato con i jeans molto, i shorts, no? Super corti. Ah, l'abbiamo presa l'anno scorso. Esatto. Per gli anni 70, no, per gli anni, oddio, mi ricordo se era 70-80. Vabbè, comunque insomma, una puntata a cavallo dell'anno scorso. E, sì, però esatto, comunque c'è da dire che il rock and roll, meno che uno si vada ad ascoltare il peggio dark metal, death metal, dove appunto c'è inneggio alla violenza e incendi le chiese, tanto per sport, ma quello è un genere di musica a detta di chi lo fa proprio molto malato, ma non stiamo parlando di questo. Appunto, se uno va a prendere un testo rock and roll che magari oggi direbbe, per la nostra cultura, ah, ok, è un po' sessista, oggi andrebbe rivisto, eccetera, eccetera, ma non c'era niente di violento, no, come appunto c'è in questi testi giovanili di questa nuova cultura. Ma non posso già farsi fare i giudici, perché poi perdo il filo tra un po', sono sicura. Dammi la mano. No, dici cosa pensi anche tu, Star. Non lo so. Non lo so, sono preoccupato. Perché è vero, anche Cocomero ci dice che la domanda è questa. Ok, quindi si sono resi conto che funziona, quindi stanno facendo tantissime copie, eccetera, 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 di quello che è, perché funziona. Ok. Non capisco come mai, però questo è un problema mio. Però, allo stesso tempo, c'è la stessa musica. La soluzione è ascoltare il neo melodico, dice Cocomero. Non lo so, io stavo cercando di capire io stavo cercando di capire le basi, cioè da dove nasca questa domanda, ok? Perché si sta andando verso un tipo di musica che non è canzone cantata, ma sono soltanto dei testi sofferenti dove si viene urlata la propria inadattezza, la propria sofferenza, il proprio rancore, malessere. Sì. Molto, molto, molto rancoroso. Però parallelamente ci sono anche dei pezzi in cui dei filoni, canzoni o artisti che invece fanno della musica da ballare, da discoteca, e anche della libertà di usare il proprio corpo in una maniera molto più... Ho già capito il riferimento alla canzone qua, ma capito. È un'altra puntata che mi perseguita. No, però è così, cioè, sto parlando di Annalisa, sì, e di Elodie, che tra l'altro sono in tour in questo momento. No, Elodie è in tour in questo momento. Esatto. Annalisa un mese fa ha fatto, più di un mese fa, anche ha fatto la puntata dopo, un forum da sago strepitoso. Però vedi, cioè, intanto sono donne. Mm. E, che hanno fatto un grandissimo no, che perché stiamo parlando di musica maschile fatta da maschi, anche maschilista per certi versi, invece qui
c'è musica femminista, se vogliamo parlare di coppie positive in un certo senso, no? Beh, però i perché testi, comunque i testi rivendica... di Melodie è diverso, cioè o di Annalisa non è che screditano l'uomo in quanto uomo. Chiaramente, no, ma il discorso non era questo. Però, il discorso era forte che il maschilismo è scritto dalla donna, il femminismo è pensare che le due generi riaffermazione della donna, è chiaro. E poi vabbè, diciamo che il fatto anche di una donna che si metta in mostra e che faccia le esibizioni da showgirl come Elodie, per esempio, cioè il rapporto è proprio quello, cioè se lei fa una cosa del genere viene subito riportato l'argomento ma lei è, cioè nel senso lei è? Negativo. No, cioè però è proprio questo il discorso in questo momento. Questi due, che poi abbiamo ridotto a due, ma in realtà non è proprio vabbè, così, però... Nel senso, trap, persone che non sanno cantare, ma cantano con l'aiuto dell'autotune, hanno questi testi forti di sofferenza nei quali le persone, gli adolescenti soprattutto, vabbè, si identificano. Rivedono, è vero. E allo stesso modo, invece, la voglia di evadere, se possiamo dire, di ballare, di divertirsi con delle canzoni che non soltanto, cioè i testi magari vogliono anche significare qualcosa di profondo, però la prima cosa che ti viene non è com'è bello questo testo, ma è dai fammi ballare, vabbè, che figa sta cantante, diciamo che, che bella. È sempre esistita negli anni, perché per esempio Maracaibo la balli, Maracaibo in realtà ha un testo, un significato che non è sì, proprio però... paragonato, stavo facendo un discorso in questo momento. Parla di una cubista che stava con Miguel. Sì, con Miguel, che in realtà non si chiama Miguel, hanno dovuto cambiare il nome nella canzone. Era tipo un trafficante di droga, una roba del genere. Certo, sì, sì. E quindi cioè, il senso era quello, era che lei appunto, essendo una ballerina tipo cubista, insomma, stava con lui, insomma. Comunque è peculiare il fatto che si passi da persone che non sanno cantare a persone che sanno cantare benissimo. Vabbè, ovvio. No, beh, non è scontato. No, però la giornata in Baffitento non è scontato, perché comunque, cioè, manca forse in questo momento la fascia di mezzo del ok, sono musicista, magari so suonare molto bene, ma canto un po' alle belle meglio, ma nonostante che sono un cantautore, quindi magari sono virtuoso del pianoforte, però col canto me la cavicchio, faccio lo stesso della bella musica. È effettivamente una... Oddio, ci sarà qualcuno così e ci mancherebbe, però non è molto rappresentata questa categoria come poteva essere nel passato, dove nessuno prendeva lezioni di canto. Ma, cioè, cantavano così come gli veniva. A volte non prendevano neanche lezioni di strumento, ma hanno fatto la storia della musica, cioè nonostante. Però vedi, comunque, per riempire i palazzetti, gli stadi, o comunque i luoghi per i live... C'è bisogno di cosa? Ho temporeggiato con la tisana. E allora, forse cioè perché Elodie e Annalisa stanno facendo sold out in questo momento e perché lo hanno fatto anche per e basta. Fedez non sta più facendo tanti live concerti suoi, però figurati se non fa... Ma i testi di Fedez sono un'altra cosa. No, ma infatti, cioè, Fedez è su un altro livello rispetto appunto a questa, quest'altro Fedez ambito magari di cui stiamo parlando. Canterà, perché sa cantare. Non canterà benissimo. No, ma noi stiamo parlando di quel tipo di testo lì, cioè, e poi comunque... Cioè, non ma canta benissimo, cioè, però i testi non sono brutti, sinceramente. Cioè, ok, perché voi... Parlavate di alcuni testi che sono misogini, sì, e maschilisti, sì, no, ma a parte eccetera. Questo, parlavo proprio di... cioè, perché secondo me il rap e la trap sono da tenere separati come genere. Sì. Perché si portano dietro un sostrato culturale molto diverso. Cioè, il rap nasce negli anni 80-90, era la voce delle persone di colore in America, cioè, nasce dall'hip hop. Ed è... cioè, certo il rap delle origini, anche se a me non piace tanto perché non è il mio gusto, ma sono affari miei quelli. Comunque è musica di altissimo rispetto... è molto politicizzata in un senso di appunto è la voce di una minoranza che parla contro, cioè, i bianchi sfruttatori, musica di protesta, esatto, quindi... esatto. E nella trap va via la rabbia della protesta, rimane solo il rancore di chi sa già di essere sconfitto in qualche modo e si porta un po' questo disagio dentro.
No, è vero. Aspetta, scusa, è interessante quello che ha detto Comer, invece. Che Sfera fa sold out perché vende 2 biglietti a persona, perché ci vanno sia i genitori che i fan. Quindi praticamente Sfera e Basta è il nuovo Me contro te. No, allora, questa me la salvo, ti prego. Parliamo di questa come jingle del programma. Sfera, basta. Allora, c'è un altro ascoltatore che non conosco. Nemmeno io lo conosco. Ciao, benvenuto. Nel nostro mondo. Benvenuto Coppenexus, ho detto bene il nome. Sai che ce l'ha. Allora, il commento dice, piccolo off topic, cosa ne pensate di tutti i fenomeni? Io non so cosa sia tutti i fenomeni, ahimè. Andiamo a cercare. Non lo so nemmeno io. Siamo un popolo ignorante. Non lo sappiamo, chiediamo scusa. Ma perché noi viviamo negli anni 70, 80, 90? Sì, sì, siamo tutti fenomeni a fare queste domande. Oh, no, no, è un cantautore. Cantautore. Aspetta, immagini. Ora condivido al mondo. Ok. Continuo a non capire. Va bene. Leggiamo un pochettino più Presenta. Che cosa? Condivido. Cioè, qualche informazione su questa persona, perché solo dalle foto. Anche dalle... No. A meno di non fare appunto giudizi affrettati sulla fisionomica. Oh, condividi. Persona. Vai. Spero lo vediate. Sì, ho capito, però ci dice nulla. Ma hai detto fisognomica a caso, c'è una foto con Battiato di questo qua. Dove? Cioè, ma queste sono le coincidenze assurde della vita. Cioè, ascoltiamo. E beh, detto fisognomica in riferimento a Battiato. E... Vai, metti quello che stavi mettendo prima. Aspetta, provo. Cosa, ma il link? Sì, che mi interessava molto questo, vai. Se riusciamo a darlo in così leggi un po'. Chiedendo. Ah, questo, ok. Di certo quarzo. Vabbè, tanto lo vedono anche loro. Cantatore romano, classe 96. Figlio di professore universitario, quindi qua non già togliamo l'idea del fenomeno sociale. Con i cani ha lavorato. Cantatore, successivamente. Si è allontanato dalla scena trap romana, affiliandosi al cantautorato. Ok. Non possiamo più dare qui. Questo ci manca. Ci manca. Quindi diciamo che era un ragazzo che, pur venendo dalla Roma bene, mi viene da dire, perché sono figlio di un professore universitario, eccetera, faceva trap. No, rap, dice. Trap romana. E si è staccato da questo ambiente facendo cantautorato. Boh. Allora, un bel background. Questo è importante. La sua poetica non manca una dose di critica alla società odierna, che viene analizzata e raccontata attraverso metafore e similitudini. Allora, adesso non è che l'abito non fa il monaco e il genere non fa il tema, nel senso non è che dici oddio, non le voglio fare però dovremmo ascoltare delle canzoni, perché sennò... Però no, mi verrebbe da dire che magari appunto questo ragazzo ha cambiato temi di cui parla proprio cambiando genere. Cioè, adesso non so di cosa parlasse. Forse non lo stavano vedendo, aspetta. Nicolò dici le cose, ciao Nicolò. Aspetta, forse l'abbiamo letto solo noi, fermi. Abbiamo fatto un riassunto. Però insomma, se c'è qualcun altro all'ascolto che non lo conosce. Grazie Nicolò. Mi veniva appunto da dire che magari questo ragazzo ha cambiato temi proprio quando ha cambiato anche il genere di musica, perché l'indie è già un genere che più si presta alla critica sociale. Si è identificato? Sì, ma l'abbiamo già salutato. Va bene, Jess. No, perché lei stava manettando. Abbiamo detto 25 cose insieme, secondo me. Comunque vedi, fa incazzare perché questa persona che ora ascoltiamo, magari vediamo se la musica ne vale quanto questa descrizione, no? Giusta. La tua? Quella che ho detto che ha cambiato tema quando ha cambiato musica facendo indie, perché l'indie si presta di più alla critica sociale, eccetera. È contenta di questo? Sì, sono felice. Oh, va bene. Ma solo tu puoi gloriarti in live, porca miseria. Fallo pure te. Io stavo parlando, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, grazie. Santo cielo, adesso è colpa mia. No, penso... ok, vabbè, no, stavo facendo una battuta, però non siamo più nel mood, quindi non la faccio più. Vabbè, comunque a casa, prima di dormire, ascolterò tutti i fenomeni. Che c'era pure qualcuno che ci ha consigliato un cantautore l'altra volta, non mi ricordo quale, non l'ho fatto, chiedo scusa. Forse era Cocomero che ci aveva consigliato qualcuno, vabbè. Esatto, che anche lì eravamo andati a cercare. Sì, va bene. Comunque vedi, ci sono tantissimi artisti, cantautori che sono poco conosciuti e che magari fanno anche della musica interessante, cioè tipo Bianco è poco conosciuto, però fa musica molto molto interessante. E poi invece andiamo ai concerti di
gente che potrebbe benissimo stare a casa, quindi non capisco questo forse allora... sono acculturato io troppo. No, allora alzo le mani. Ma te parli con una che ascolta musica ultra di nicchia. Comunque mi sono detto che sono acculturato da solo. Sì, ma vabbè. No, è vero che abbiamo i nostri. Scusate, ma i nostri sono molto. Vabbè. No, però Eva, ci tenevo a dirti questo. Sì. Che non è che. Cioè, noi abbiamo il mito, io ho il mito degli anni 60, 70, bla bla bla. Però non è che in quegli anni riempivamo gli stadi soltanto la musica colta. Cioè, nel senso, soprattutto negli anni 80 c'è tanta musica. Più facilmente fruibile, tanto disco. Poi magari la gente che la musica la sapeva fare. Non sto dicendo che non sapessero fare musica, perché era gente che davvero la musica la sapeva fare. Però magari anche lì, sebbene ci fossero i grandi cantautori, quelli con i grandi testi, le grandi tematiche, di cui tutti ci abbiamo i vinili a casa, perché i nostri genitori, come minimo, qualcuno se l'erano preso, non è detto che però in quell'anno lì fossero in vetta alla vendita di dischi. Anzi, per niente. Cioè, io quando sono andata a vedere certe classifiche, soprattutto per il programma che facevamo l'anno scorso, le classifiche degli album più venduti, rimanevo di sasso, perché dico, ma la roba che ascolto io non c'è minimamente in questa lista. E c'è, è vero. Roba che magari adesso non la conosciamo neanche. Non però quella musica è rimasta. La musica che non era in classifica è rimasta. Esatto. Ma cioè, capito? Come... Quindi forse un discorso del genere lo dovremmo fare tra 20 anni per capire quale canzone rimane. E rimane bellissima di Annalisa. Comunque, no, comunque. Scusate, ma dalla prima puntata che andiamo avanti. No, è però Annalisa, scusa, però è così. Sì, è così. Per carità, non è. È anche una canzone abbastanza decente rispetto guardando la classifica Fimi per il mio gusto personale. Quindi, tanto di cappello. E grandissima perché pure l'unica donna in questo momento. La prima donna è l'unica che ha 5 singoli diversi in classifica. Ecco, ora, io vorrei aprire una parentesi su questa cosa. Quindi, però rimarrà. No, ma... Perché è figlia di una generazione. No, questo sono d'accordo su Annalisa, ma volevo mettere un punto su una cosa. Cioè, quando purtroppo ed è un fatto culturale in cui giudicadiamo, diciamo... Scusate, vi rendo partecipe. Ok, allora... No, Jessica... fa la regista, quindi quando ha il mouse non capisce molto bene. Di questa cosa è la più veramente lì. Grande. Cioè, diciamo, è l'unica donna che è la prima donna che non ho detto adesso Annalisa, sì, è la prima donna che secondo me è già questo sbagliato in principio, perché non è l'essere donna che la qualifica ad avere, no, 5 anni. È un dato oggettivo. Sì, lo so che non la qualifica, però è effettivamente un dato oggettivo. Non è, sono contentissima che lei abbia 5 dischi, però dovremmo dire Annalisa ha raggiunto il record della personale di fare 5 dischi o un'altra categoria, perché sennò appunto rischiamo di dividere di nuovo uomini e donne e dire oh, wow, che roba strana che la donna sia riuscita. No, non è una roba strana, anzi, è una roba di rivendicazione, come dire. Sì, come mai nel 2023, in un mercato discografico che oggettivamente è prettamente maschile, ci sia una donna. Non va rimarcato come differenza di genere per dire appunto. Mannaggia al cazzo, guarda un po' te, ma come dire invece, cazzo, perché è la prima nel 2023, perché c'è solo lei? Sì, no, su questo sono d'accordo, era più non stavo criticando te, ma proprio quel modo di dire che si ha, che hanno tutti, cioè quando così dire, secondo me è un merito. È un merito questo. Un po' come nel 2007 Laura Pausini era stata la prima donna a fare sold out a San Siro. La prima donna a cantare negli stadi. Sì. E quella è una conquista importante. Sì, ma Laura Pausini è la prima donna che ha vinto anche grossi premi importanti che solo poche donne hanno vinto. Capito? E quindi facendo questo non è una distinzione di genere. Anzi, lungi da me, credo anche lungi da lei. Però è un dato oggettivo questo. Scusate voi. Non so, se oggi sarebbe un po' da riflettere su questo modo di dire. Allora, però il tema del allora Cocomero ha citato un cantautore che io mi sono andata a vedere, giustamente ignorante quale sono. Ma siamo ignoranti tutti e tre. E praticamente ho visto questa cosa interessante, che dice il suo nome d'arte è ispirato alla canzone Io sono un, no, di Luigi Tenco. E questo cantautore si chiama? Si chiama... Io sono un cane. Io conoscevo Mirko il cane. Sì, infatti. Sì, infatti, cioè, vengono ripresi molti nomi particolari, diciamo, cioè si identificano molto.
È un po' piccolo, almeno. No, sembra interessante anche perché fa musica sperimentale, potrebbe fare delle cose interessanti come arrangiamenti, almeno pare da quello che dice la pagina Wikipedia. Sai che è molto molto interessante invece, che purtroppo senso... anche lì non è tanto conosciuto. Oddio, forse... Del no, tipo... non è conosciuto. L'insegnante. Andrea Laszlo De Simone. Ah, ok, questo nome l'ho già sentito. Lui, tra l'altro, se lui unisce... come strumentazione, diciamo così, la ricorda la musica anni 60 come concept. Inizio a essere più interessata ancora. Lui penso di averlo ascoltato. Oddio, qualche anche, volta. Ma anche spesso sembra Frank Zappa. Ma che è sta storia? No, ma sembra Frank Zappa tantissimo. Oh, wow, ho trovato una cosa in ganza. Non fare avanti lui è molto, molto bravo. Lui. Grande. Dai, leggiamoci qualcosa su questo. Allora, cantatore, che sono curiosa di... Citato da sì, Ima. Sì, poi... Sì. Hanno scritto un messaggio rimane molto lungo yes. in chat, poi dopo yes. magari no, lo leggiamo. Vabbè, anzi, due messaggi. Due, ora, poi ora, dopo, ora li leggiamo subito. Ora perché oh. Jessica, oh, questo me lo vado ad ascoltare, ragazzi. Andrea Laszlo De Simone è bravissimo. Fa decisione interessante, c'è cioè, pop progressivo, pop barocco. Cioè, ma giuro che mi impegnerò e boh, forse fra uno o due ci sarò anch'io qui. Grazie del consiglio. A leggere questo... me stessa su Wikipedia. Te l'ho detto io, il mio sogno. Dai, Jessica. Tipo Jack cantatore. No. Ganza. Ascolta dai. Vivo. Sarà sempre il mio sogno nel cassetto, speriamo di dai, realizzarlo. Dai. Tutti facciamo uscita noi, dai, ti proviamo noi. Infatti. Ma poi, cioè, avreste un ospite tutte le puntate. Capito? Guarda, un po' che ce l'avete già un ospite tutte le puntate? Cioè, non vi basta? Non capisco. Io volevo dire che noi portiamo fortuna, cioè i nostri ragazzi al cinema hanno poi vinto il premio, cioè, appunto, noi, cose carine, appunto, quindi portiamo spero fortuna. Che questa esperienza mi porti molta fortuna. Ok, leggiamo un messaggio in chat forse perché sono scusatevi per i panegirici che ho fatto. Vai. Fate? Vado io. Fate. Secondo voi il pubblico quanto effettivamente riesce a sfruttare la vastità dell'offerta musicale data dalle produzioni indipendenti? Secondo me molti vivono ancora troppo nel... bias di conferma per deliberare per delineare il proprio gusto. Io poi concordo. Non so niente di molto musica, aspetta questo. È il continuo penso. Poi non so niente di musica, però mi sembra che se un tempo eri forzato ad ascoltare determinata musica per via della distribuzione CD radio, ora non esiste più questo schema. Leggo di merda perché ci vedo poco, però vi assicuro che leggo meglio. Allora, cioè sì, è vero che un tempo la radio era veramente posto in cui più la gente sentiva nuovi singoli che venivano appunto messi sul mercato e poi se gli piaceva uno si andava a comprare il 45 o il 33 giri in negozio, però anche oggi siamo continuamente bombardati dei singoli più venduti, non tanto alla radio magari perché sono pochi ancora quelli che se l'ascoltano in macchina in qualche altro modo, ma nei TikTok, negli Instagram, nei Reel, cioè nel senso io ripeto non ho mai ascoltato di analizza come si chiama, visto lei che bacia lui, che bacia me, eccetera, buon eccetera, amore. Buon amore, perché non è il mio genere di musica, ma l'ho sentita quest'estate rimbalzarmi in testa in tutti i modi, sì che si chiama tormentone apposta, però anche prima che arrivasse l'estate, dai reel di Instagram, le storie degli amici, esatto. Capito, la musica non si fa soltanto nelle radio o anche sulle piattaforme, perché comunque le piattaforme digitali sono molto intelligenti, perché se tu ascolti uno stile, un musicista, cioè, un cantante, poi diventi... entri nell'algoritmo e ti appaiono cose simili, vabbè, diciamo, uguale, ok? Come quando quindi cerchi, che ne quello so... è un circolo vizioso e vai in una direzione e molto spesso non ti scegli tu, non la scegli tu cosa ascoltare, ma ti viene ovunque. Proposto, soprattutto nella riproduzione casuale. Esatto. E poi, vabbè, io non capisco... tantissimo il fatto, scusa, vai. La musica viene conosciuta grazie ai reel di TikTok o di Instagram e quindi va in classifica anche per questo motivo. Ovviamente, ma perché c'è dietro il balletto, c'è dietro lo sketch. Sì, quindi non ascolti più una canzone perché ti piace, come diceva il nostro amico, ma Nicolò, ma perché c'è. E quindi per non sentirmi indietro, per non sentirmi escluso, mi faccio piacere... quel tipo di musica lì. Ora, tornando all'algoritmo, un attimo, piccola parentesi, ma io per esempio ascolto mi capita di ascoltare una volta una canzone di un artista perché sono curiosa e mi piace insomma sentire cosa fa
E l'algoritmo praticamente mi ripresenta nella riproduzione casuale di Spotify a ruota 5-6 canzoni di quell'artista che ho ascoltato una volta, che magari nell'ascolto non mi è nemmeno piaciuto così tanto, e niente, nell'algoritmo non riesco più a toglierlo. Questa è una parentesi. Sì, è vero, tremendo per certe cose. Cioè, e quindi nel senso, forse a volte non rispecchia nemmeno totalmente i gusti che te... Cioè, magari ti obbliga, tra virgolette, anche a ascoltare determinate canzoni, determinate artisti. Che tu non vorresti ascoltare. Esatto, perché magari l'ho ascoltato una volta per curiosità e lui ti piace questo, vai. Io su Spotify ho ascoltato una canzone della Lupe, che non so se chi ci ascolta conosce la Lupe, grandissima icona sudamericana, eccetera. Mi appaiono tutte canzoni della Lupe o comunque canzoni sudamericane che in realtà non mi interessano. Appunto. Io posso capire se c'è un genere, tipo a me quindi piace l'indie, fine... io scrivo su Spotify. Però è questo l'algoritmo, capito? E mi esce tutto di indie e magari trovo anche artisti che non conoscevo e che in realtà magari mi possono piacere. Però in generale quando ascolto qualcosa magari di diverso che... cioè, cazzo, l'algoritmo lo vede, l'ho ascoltato una volta, magari anche un genere totalmente opposto da quello che ascolto sempre, no. Invece via. Cocomero, penso che parlasse di Andrea Laszlo De Simone ancora, ci siamo un po' persi nei messaggi, e sì, io ho ascoltato pure anche una canzone di Marcella Bella, tutta la discografia di Marcella Bella mi è apparsa, quindi grande Marcella, spero che vada a Sanremo, oh se ci va, io l'ho detto ora. 80 anni tipo. 80 anni, bella! Dai, no, scusate, è del 1952, grazie. Quindi quanti anni ha? Ah, 71. È mia nonna, ok, scusatemi. È più vecchia Loredana. Sì, no, scusa, avevo un'idea falsata. Prossima volta bigliettino e appunti, perché stanno sortendo fuori un sacco di cose. Sì, se vi piace. Tame, impala? Io purtroppo aiuto. Sono fuori un da... Un po' psichedelico, sì, vi consiglio anche Post-Nebbia, è molto bravo. Tutto, però sono felice che ci sia gente che fa ancora appunto suoni psichedelici e spero che insomma ne valga la pena di sentire. Però questo gruppo Post-Nebbia mi ispira perché mi sa di scena underground torinese, non so perché, ma il nome mi dice... Però molto non padano. Dai, cerchiamoli. No, perché c'è il mio migliore amico che lui fa con la sua band suoni del genere. E un po' psichedelici, un po' da ambiente atmosfera, mi dice che, e sono a Torino, e mi dice che appunto loro a Torino c'è tantissima scena di ragazzi giovanissimi della nostra età che fanno un genere di musica del genere, cioè un genere di musica così, un po' ambiente, un po' psichedelico, con suoni però a Torino fanno tanti festival di questo tipo, Come si chiama? C'è una mia amica che ci abita Post-Nebbia. Così. Poi hanno continuato anche a darci consigli, ragazzi, arriviamo davvero. Ah, io direi che l'anno scorso l'abbiamo martassati con tutta roba retro, esatto, e quest'anno loro vero, ci stanno martassando con roba. Stiamo uscendo dall'armadio per la naftalina. Sì, sì. Tipo... Vabbè, poi soprattutto io, raga, che... Tipo, dovete aggiornarvi, infatti. Sono una bella nuova veneta, vabbè, comunque... Ah, tempesta vedi che disco, la Padania. Era Torino, la Padania. Poi, ragazzi, tempesta disco. Ma sono più giovani di me? 99 sono, sono 2 anni più di me. Aspetta, i nostri amici non vedono. Ah, scusate. Ah, ma Cocomero è di Torino? Ma sei di Torino? Ma che bello, anche sono piemontese. Scusate, sto avendo... Vabbè, adesso ti sta rubando lo spasimante, no, Hai capito? Un attimo che ti distrai col mouse e subito che se lo prende. Ah, birichina. Ma ricordavo la mia patria Piemonte. Cioè, dai, questa stagione non ho ancora detto abbastanza che sono piemontese. Dai, così eravamo 1-1, dai. Ma non l'avevo fatto. Cocomero, scegli tu chi preferisci. No. No, non lo mettete. Cocomero, aspetta, no, ragazzi, poi... No, devo rispondere a Cocomero. Cocomero, io sono io nel caso. Monferrato. Mi propongo. Te le vendi, così non siete. No, beh, così è brutta. Ci stiamo boicottando, No. Non ti lasciamo parlare. Non parlo. Dove sono? Ma dai, dove sei? Di Casale Monferrato. Franci d'Alessandria. Silenzio. Finito. Basta. Sì. No, era il tuo momento, ti dovevi proporre. Ho detto da dove vengo. E basta, fine. Ho detto da dove vengo, minchia. Molto Casale torinese, Monferrato doc, direi, no? Bene, sono stanco. No. Oh. Ma ci abbiamo ancora 10 minuti. Cioè, comunque stavamo parlando di questo gruppo.
E abbiamo altri consigli. Meglio di Cuneo, meno male. Ma certo che è meglio di Cuneo, Alessandrino. Come? A Cuneo! Cioè, tutti odiamo Cuneo in Piemonte. Splendida città del Piemonte, col sole di fronte. Sole a Cuneo! Cuneo. Non la conoscete questa parodia? No! Ma veramente? No! Era super famosa. Sembra la propaganda. Penso che fosse di Paola Cortellesi, non lo so. Wow! Tra l'altro un applauso a Paola per il suo film. È stupendo. È vero... Avete visto quindi? Certo che l'abbiamo visto. Beh, ve lo chiedo, pur per lei. Ecco, l'avevo visto per non sentirci esclusi. No, non è vero. No. È meraviglioso. Quando lo ascoltate. Okay. Va bene, Nicolò. Raga, dobbiamo segnarci tutti questi. Ma scriviti al telefono. Ma io ce l'ho qua. No, ma ce l'hai lì perché no. Io ce l'ho qua. Sì, poi ti dimentichi di dircelo. Senti, io mi alzo un attimo perché. Ma scusa, se questi post nebbia, cioè, chi l'ha tirati fuori? Cocomero. Mi sono persa. Ok, perfetto. Mi tieni il microfono, per favore. Sì. Ok. Scusate, se sono un po' fusa. Ma che sta facendo? Ah, Cosmo sì, l'ho presente. Aspetta. Di Cosmo mi sa che qualcosa mi è passato. Chi? Su Spotify. Cosmo, ma stai scherzando? È un grande producer, Cosmo. Infatti ho detto che qualcosa mi sa che all'orecchio mi è parso. È amico della rappresentante di lista, tra l'altro. Vedi che in Piemonte siamo dei grandi. Sei tremenda. Ma sapete quando il piemontese non l'ho capito? Cioè, io sono tremenda. Sì, io. Sei tremenda. Ah, ok. Io ti sto parlando di brutto. Ora mo, quando Jessica ci fa vedere lo schermo. No, mi stavo consolando di una cosa. Mi stavo consolando di una cosa. Che vedi, lui ha fatto un singolo nel 2013 e poi i successivi dal 2016 in poi, quindi ci sono. Ma Cosmo già anni, un po' più famoso, è un po' più conosciuto. Sono 3 anni di evoluzioni varie e poi è iniziato la discografia vera e propria, quindi ho ancora io speranza. Faccio flash dance. Jessica, sì. Okay. Io voglio fare tipo flash dance in questo momento. No. Va bene. Ma non possiamo mettere la musica. Che no, cavolo. Scusa, ma facci vedere i commenti di loro. Noi, sì, perché hanno scritto qualcos'altro. Allora, un saluto anche a Romana Maggiore grande. Ero a un passo da riuscire a portare. No, sei un grande. Wow. Sei un grande. Che lei è l'attrice che fa la figlia della Cortellesi in film. Okay. Infatti, molto brava. No, ma i gruppi sono tutti pazzeschi, Marcella. Veramente. Marcella. Ma porta la Fanelli. La Fanelli vengo subito anch'io. Cioè la Fanelli, capito? Le fai fare le sue intro. Buonasera. L'ipervisto programma Cinecon, per problemi tecnici, non andrà in onda. Cioè, ci al suo posto. Quel programma. No, vabbè, era carino perché comunque, sì, dai, voglio dire, io voglio portare Levante in radio, pensa te. Ormai è diventato il suo sogno. La notte Emanuele sogna di intervistare Levante, fargli tutte le domande che non sa di fare. Io non saprei, infatti. Mi vorrei prendere una tisana e una cheesecake con Levante, guarda. Sì, ti giuro. Non lo so se le piace la cheesecake, però... No, una merenda con un Levante me la farei molto volentieri. Carino. Che poi, gli hanno rubato 4 macchine nel giro di una settimana. Povera bestiolina. Cioè, povera ragazza. Cioè, povera affettuosamente. Oddio. Per concludere, voto alle tisane. Vabbè. Io, è giusto. La mia preferita, comunque... liquirizia, anice verde. Bravo, la mia preferita in genere è quella con la liquirizia, qui accostato con l'anice verde, ma va bene. Prima la bevevo con rabarbaro, ma stava bene con stesso. Emma ha avuto la tisana. Vabbè, Emma gliel'ho prestata io la tisana. No, mi è piaciuta molto la tisana. Do 7+. 7+. Molto. 7+. Comunque, noi stavo rispondendo a Nicolò. La tisana di Emma. No, continuo, Emma, ci siamo accavallati. No, che giustamente Nicolò ci consiglia che un messaggio non guasta. Quindi, bisogna sempre tentare se vogliamo portare qualcun ospite. Poi magari dirà di no, ma insomma, grandi
programmi si fanno anche facendo grandi domande. Grandi programmi si fanno con tanta fatica, tanto sudore. No, ho capito, chiedi, al massimo ti dicono di no. Una mia prof diceva, a botta che non chiese non gli tocco risposta. Perché botta e risposta, capito? Vabbè. Giocone proprio. No, se vogliamo finire sulla tisana, io ho portato la mia tisana banana e cacao, come dice, cacao di gusto è proprio una tisana, e invece è buonissima, veramente, mi piace tantissimo. Wow, infatti quella mi manca. Non ho ancora provato. Vedi, è stata... Invece, tornando al mio discorso e al discorso di chiedere, dice che Romana è stata molto umile. Credo. Sì, da quello che quindi... si capisce, sì. Bene. Bellissimo. Bene. Bello. È giusto. Che poi qua non sono pagati se vengono, credo. Giusto? No, non sono pagati. Cioè, noi non abbiamo mai pagato nessuno. Penso. Sì, ma noi intervistavamo comunque i nostri coetanei, vedi, nel senso, altre personaggi emergenti che avevamo bisogno di visibilità. Sì, è vero, noi... Però comunque, sì. Esatto. Niente, se mai riusciremo a portare anche noi qualcheduno di rilevante, ben venga, iniziamo a mandare messaggi a manetta. Hai detto di rilevante. Scusate. Scusa, ma tu vieni dalla Liguria di... Emma, tu vieni di Levante. Bella, ci facciamo un collage, questa la pubblichiamo sui reel di Instagram, perché giochi di parole a manetta. Subito. Vabbè, raga, io direi che è quasi ora di salutarci, però certo, è arrivata quasi l'ora, la nostra ora. Va bene, simply the best, no? Comunque. Certo, ovviamente. Oh, ma a proposito, scusate, entro a spada tratta. Scusa, mi sono distratto perché ho letto Levante in chat, scusate. Sì. Non me ne frega niente. Cazzo. Non me ne frega niente. Cazzo. Un testo di critica sociale, stupendo. Ma i testi di Levante sono tutti meravigliosi. Dai. Non è uno dei primi. Penso che sia del 2017. No, era l'album Nel caos di stanze stupefacenti. Quindi è 2017. Ok, perché poi quell'altro era Magma... Magma Memoria del 2019, sì. Anche lì andrà tutto bene e brave tutti voi, sì. Sempre nel filone così. Ma guarda, Levante fa davvero dei testi molto molto interessanti e bellissimo. Sa cantare bellissimo. E in live è una forza della natura, è presente, capito? La presenza nel live Levante diciamo è spettacolare. Tornando anche al discorso dell'umiltà eccetera, diciamo che anche Levante si è resa molto disponibile, perché ha fatto suonare la chitarra a un ragazzo che era lì al concerto praticamente. Dai, davvero? Sì, sì, è vero, mi è apparsa questa notizia, sì. Anche credo, quindi nel senso, sì. Ha cantato, non sai che non lo so se vedrai, era proprio Non me ne frega niente la canzone, sai che mi sfugge questa cosa, però penso... Comunque i suoi testi sono pazzeschi. E anche, non so se la conoscete, sempre dell'album Nel caos di stanze stupefacenti, Gesù Cristo sono io. Oh, certo. Che Gesù Cristo sono un tema legato alle donne, ispirato a un caso di violenza domestica, di stupro, sì. Credo anche. Mm-hmm. E molto interessante come testo anche quello. Bronte Levante, so. Va bene, Levante verrà qua. Levante, vieni qua. Tante spine, Gesù Cristo. Comunque, stavo dicendo che si sta avvicinando Natale. Vedi un po' in classifica. Confessa chi entra. Che sei un demonio nella testa. No, aspetta, no. Mariah Carey. Perché no, io stavo cercando di riempire i vuoti. E invece sì, lei canta. Scusa. Vabbè, però posso cantare il ritornello. Ora che mi è venuto. Canta. Sì, certo, vuoi. Confessa che sei il demonio nella testa. Che mi trascina sempre giù. Confessa che il paradiso non mi spetta, che non mi sono genoflessa, che non mi sono genoflessa, che da te risorgo anch'io. Quindi dai. Brava. Levante sarà molto fiera, secondo me, di questa canzone.
Mm-hmm. Allora, ho 37.000 consigli. Comunque, Cocomero ci dice: se mi date un genere, la prossima volta vi do altri consigli. Eravamo rimasti lì, eccetera, eccetera. Altri consigli, insomma, e guardanti Levante. Quindi, ma sono per te. E con gli ultimi consigli. Mm-hmm. Aspetta, scusa. No, scusa. Sto parlando con te. Sto parlando con te. Cosa non hai capito? Cioè, la canzone? Ah. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ti ha detto di provare ad ascoltare la canzone. Mesa. Per bombardare. La messa. E stessa la messa. Credo. Fa il corso di spagnolo, Emanuele. No, io faccio lo spagnolo. Zanzà. E va bene. Ok. Ah, il genere musicale da dare a Cocomero? Dio mio, non lo so. Tra l'altro bisogna indietro nel tempo, ora, oggi. Boh, e vi do altri consigli, quindi penso riguardi il mondo emergente. Il mondo attuale, sì. Il mondo emergente. Ma io voglio sempre testare la sacra conoscenza dei miei anni preferiti. Comunque... Io direi cantanti emergenti in generale, tanto che ne siamo acerbi. Sembra una buona idea. Soprattutto Cocomero, se riesce a darmi qualcosa, appunto qualcuno che faccia un po' un genere di genere vintage, appunto come quelli che sono venuti fuori stasera, che facevano questi generi richiamanti agli anni 60. Ma diciamo che ci sono stati dei nomi che si sono ispirati a persone di cantautori, cioè sul cantautorato appunto... No, appunto quello che mi interessa di più e penso che ci interessi anche perché quello che non emerge proprio, quindi è nella nicchia più assoluta e che avremmo piacere di conoscere, insomma. Esatto. Lo shoegaze, esatto, ecco, bravo, bravo Nicolò, perché lo shoegaze è quel genere che fanno questi amici di Torino che, di cui parlavo prima. Wow. Non mi veniva il nome esatto, shoegaze non mi ricordo. Qui c'è da studiare tanto. Sì, c'è da studiare tantissimo, raga. E lo conosco solo perché lo fanno i miei amici questo genere, se no non l'avrei mai sentito, giuro. Esatto. Io sto aspettando con molta ansia e trepidazione il 3 dicembre 2023 alle ore 13:30. Vabbè, perché al TG1 Amadeus verranno i nomi dei nostri big in gara. Esatto. Quindi aspettiamo il Festival di Sanremo, noi siamo dei fanatici. No, noi niente, voi due, ecco. Sì, noi lei. Cioè noi, Nicola noi. Si tira indietro, noi, proprio, tipo, noi tu non no. Mi trascinate. Nicola, sì, certo, ti manderò qualcosa di loro, perché meritano. Ti scriverò. Ti fai va bene, esatto. Quindi abbiamo tutti i fenomeni, mm-hmm. Io sono un cane. E qualcun altro, qualcos'altro c'era? Allora, quello che hai consigliato tu, che non mi ricordo più come Andrea Lazzaro De Simone. Sì, poi è uscito anche, vabbè, io sono un cane, l'hai detto, e i Post Nebbia. I Post Nebbia, anche, è vero. Tame Impala, che non so come si legga. Sì. E... percorriamo un po'. Sì, no, questi erano i primi, quindi abbiamo in fondo... Non vi commenti, non commenti. Stasera io. Stasera Flame. Flippata dal computer. Mm-hmm. Top. Ok. Sono i ride. I ride penso della batteria, no? No, io penso sia un gruppo, no? Ah, forse stavamo sì. Stavamo facendo il dettato. Stavamo... Scusate, so perché sto pensando al ride della batteria, che è il piatto più grande. Scusatemi. No, vabbè. Io non c'è. Ok. No, va bene. Avete visto? Avete un gruppo. Noi... Un gruppo. Sì, scusa. Visto? No, era io che non lo sapevo. Della batteria, non importava, non so. Allora, dobbiamo vabbè. Andare a dormire, raga. Sì. No, io vi stavo facendo un assist per chiudere Natale, però. No, ma la mettiamo dicembre, dai. Ma abbiamo la decenza di aspettare dicembre. No, il Natale. No. Sul Natale. Vuoi anche il Natale? No, non lo vogliamo il Natale. Niente, allora... facciamo un appello. Allora, Nicolò, Cocomero, insomma, chi ci segue la settimana prossima, non soltanto poi parleremo... Vabbè, no, a Nicolò sul gruppo dei fenomeni. Ci informeremo. Porca troia, sto facendo casino. Ci informeremo. Scusa? Sulle nuove uscite emergenti. Sì. Ve lo promettiamo. E faremo qualcosa dedicato a Natale, che noi stiamo registrando delle cose molto particolari. Esatto. Diamoci un po' di hype a sto punto. Dai. E niente. Vabbè, possiamo anche cantare una bella canzoncina di Natale tutti insieme. Dai. Live. Comunque grazie che ci state seguendo. E poi tutto a cappella, quindi è ancora più difficile. Va bene. Ma noi prendiamo su tre tonalità diverse, vanno bene così. Comunque Cocomero, forza Toro o forza Torino? Dai. Che qua
La differenza no, è lieve. Cioè, comunque, il vero piemontese sì, tifa Toro. Un sacco di gente tifa Juve, però chi porta l'essenza del Piemonte dentro tifa Torino? Anche se non è il Torino, ma di Alessandria magari. Ale? Perché la Juventus è più nazionale. È stream, esatto. Cioè, magari tanti esempi piemontesi tifano Juve. Vallo a dire a Giletti, torinese tifa Juventus. Vabbè. Sì, però no, questo no, è un altro argomento. È un altro discorso. Cioè, siamo diventati un programma di calcio. Però infatti no, Simone Ventura, che è di Chivasso, lei tifa tutto Toro. Tutto qua, ragazzi. Persa qualcosa. No, allora, sono due cose che so, fammi dire. Tempo di musica e tempo di tutto. Tempo di qualsiasi esatto. cosa. Vabbè, dai. Vabbè, dai buona allora, seriamente, buonanotte. Vi salutiamo. Buonanotte, ragazzi. Grazie. Però, scusate. Ma cosa farli? No? Non lo sì, diamo? Ma la... Ah, perché sennò la gente se ne va. Vabbè, scusate. Ciao. Allora, buonanotte, vogliamo bene. Grazie. Non era questa. Lo rifacciamo. Non era questa. Rimane. Buonanotte, vogliamo bene. Ciao. Buonanotte. Ciao.